Sono molto attratta dalla scienza. La leggo però come si legge la poesia? Lo sento come un humus da cui partire, no? Proprio un fertilizzante per la ricerca. La cosa che in realtà a me interessa è questo sforzo dell'uomo di comprendere per la conoscenza. Questo sforzo che c'è in noi, no? Di cercare di capire, di conoscere, eccetera, lo trovo commovente. Ed è il tema infatti di alcuni miei lavori, questo. Mi interessa l'antropologia tantissimo, infatti molti miei lavori sono sulla dinamica comportamentale e quindi insomma la sociologia, la psicologia anche in parte, psicologia sociale però, perché mi interessano più le grandi categorie, vedere le costanti, i principi ordinatori un po', non mi interessano le eccezioni ad esempio, non mi interessa tanto il contingente, l'attualità, ma più appunto i grandi principi, le grandi categorie. E spesso infatti nei miei video ci sono i gruppi, no? I grandi gruppi, non so, i disegnatori. Adesso sto lavorando a un video che si chiama Gli spettatori. C'è un altro video, tutti quelli che vanno, su Venezia, su come si muovono le persone a Venezia, eccetera. Il terzo filone, è la musica, perché secondo me la musica è la cosa a cui noi abbiamo accesso dal punto di vista delle emozioni in modo più diretto, perlomeno per quanto mi riguarda è così. La musica spesso è in relazione al linguaggio, però mi interessa anche molto i sistemi linguistici. Ho fatto ad esempio dei lavori sulla musicalità delle lingue del mondo. Questa connessione tra musica e linguaggio è fortissima, perché chiaramente bisogna vederli i lavori, soprattutto quelli video, parlarne è difficile. Io uso la tecnologia, ma la uso in modo un po' primordiale. E addirittura per certi disegni uso il computer, quindi lo strumento altamente tecnologico, in modo meccanico, per cui ho appoggiato sul monitor del computer un foglio di carta trasparente e ho seguito il movimento poi con un pennarello su questo foglio, no? Mentre un video stava andando. Ma quello che mi interessa a me è anche l'umana percezione, cioè il fatto di osservare le cose che accadono e poi di elaborarle attraverso la percezione umana, quindi in un modo abbastanza fedele. A me interessa questa precisione sufficiente, no? Questi nostri sensi che sono sufficientemente perfetti per farci stare al mondo. Non l'ho mai mostrato e ci sto lavorando, è proprio l'inizio. È il censimento degli scogli di una diga del Lido. E la cosa che mi interessa qui è la struttura. Scelgo la parte più caratteristica, perché anche questo è un altro concetto che mi interessa. Il pezzetto di scoglio più tipico di quello scoglio in particolare, e lì lavoro con il frottage in questo caso. Il titolo di questo ciclo è 1 minuto e 15 secondi di sguardo dei disegnatori. Allora, ho messo appunto, ho ingrandito il volto di ogni disegnatore al computer. E per 1 minuto e 15 secondi ho seguito il tracciato prima di un occhio, poi dell'altro. Alla fine, io cosa ho scoperto? E questa è un'altra dimensione che mi piace tantissimo, cioè l'esperimento empirico. E ho scoperto che ognuno di noi, al di là di quello che sta disegnando, quindi in realtà il tracciato che ne esce è sempre simile a se stesso. Io non so leggere le note. E quindi mi sento limitata, così come non capisco completamente la scienza, perché appunto non ho gli strumenti, non ne ho la preparazione. E credo che però da queste de deficienze mie nasca il desiderio di tradurre a mio modo queste informazioni che io ricevo comunque da questi due mondi. Ad esempio, ho fatto un grande lavoro che è la traduzione in segni della Quarta Sinfonia di Brahms. Questo mio sentirmi limitata, no, mi spinge a cercare un mio modo.